Ok amici di Antenna Blu, dopo i Dear Jack adesso andiamo a spiare un po' nel mondo di Rocco Hunt, che ieri sera, prima serata del festival, ha regalato al pubblico una canzone, un mix tra il sound napoletano, Wake Up la canzone, quindi molta energia e anche degli effetti visivi niente male per Rocco Hunt. Andiamo a seguirlo sempre in questa conferenza stampa per gli amici di Antenna Blu. La cosa addirittura più sconvolgente di tutte è stato, cioè, Elton John prima e io dopo, raga, cioè, manco nei film fantasy una roba del genere, quindi per me è stata una cosa fondamentale, proprio un sogno che si è avverato, perché no? Chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? Tutto sommato sempre la casa di Sanremo, giusto, esatto. Questa? Questo dal 1951, che però i primi anni si svolgeva al Casinò. Al Casinò, esatto. E poi ci fu un anno, il 1990, dove traslocò ad Armaditaggia, al Mercato dei Fiori. Ecco, un'altra particolarità, Luca, non so se ti ricordi, ma sicuramente ti ricorderai, che verso la metà degli anni 70, sì, dopo il 72 se non sbaglio, quando salirono sul palco Marcella con Montagne Verdi. Delirium con Iesael, poi Sanremo ebbe un periodo in cui gli Homo Sapiens, ti ricordi che poi erano gli anni in cui Sanremo era diventato soltanto radiofonico. Esatto, e fu un periodo talmente buio per Sanremo che veniva trasmessa addirittura una sola serata finché era televisivo, poi per qualche anno l'oblio era tale che soltanto la radio ne trasmetteva una puntata sola, diciamo una serata sola. È vero, e poi arrivò il mitico Sanremo del 78, quello forse il primo a colori, no? Con Rino Gaetano, giusto, con i Mattia Bazar, con Gianna, e da lì ci fu con Anna Oxa con Un'emozione da poco, scritta da Ivano Fossati, e poi partirono, ma anche tu, comunque. E poi partirono gli anni 80, quindi gli anni di Gianni Ravera e gli anni del playback soprattutto. Sì, ecco, diciamolo, perché nella storia di Sanremo ci furono anche degli anni di playback, ad esempio il festival dell'84 e dell'85 furono due edizioni totalmente in playback. Okay. Poi arrivò invece di nuovo la musica dal vivo. Arrivò la musica dal vivo, come disse il grande Gino Paoli nell'edizione dell'89, il festival tornerà ad essere grande quando tornerà a esserci l'orchestra e cantare dal vivo, così è stato. Ricordiamo il grande Adriano Ragozzi che curò le edizioni del 90 e del 91 e fu l'ultimo a portare i veri big a Sanremo, big che quest'anno tornano come ospiti, come Renato Zero. È vero, come, è vero. Tu citando Gino Paoli di quel Sanremo dell'89, se non sbaglio, esatto, mi ricordo un aneddoto particolare legato proprio a Gino Paoli, il quale non stampò il suo disco. Esatto. Pur finendo nella compilation delle canzoni di tutto il festival, lui però il suo singolo, che all'epoca era ancora un 45 giri, non decise di non filmarlo, di non stamparlo. Perché non era ancora presidente. Esatto. No, vabbè, comunque la musica è sempre viva, perché se siamo qua e se alle mie spalle, tutto intorno a me, sta succedendo questo grande bailam. Vuol dire che la musica è ancora viva. Ad esempio abbiamo Luca Barbarossa. Guarda un attimo, Luca Barbarossa, che ci delizia con una bellissima performance live. Eccolo. Questa è Al di là del muro, se non sbaglio. Al di là del muro, che non andò a Sanremo, ma lui è un veterano di Sanremo. Esatto. È andato con nell'81 esordì con Roma Spogliata. Roma Spogliata e poi vinse con Portami a ballare. Esatto. Al di qua del muro. E il ritornello, eccolo qua. Il grande Luca Barbarossa, che questa volta non intervistiamo, ma che ci fa da sottofondo. Ci fa da colonna sonora per questo incontro. Allora, ricordiamo che il buon Luca Barbarossa, con la Rai, è qui con una trasmissione per 4-5 giorni e tutti gli anni sono qui, come tutte le altre emittenti. Insomma, quest'anno tra l'altro abbiamo battuto il record di emittenti radio televisive, ce ne sono più di 500. Tantissime, io le ho contate tutte. Tutte, per una. Ma sono veramente tante. Esatto. Quindi viva Sanremo, continuate a seguire le edizioni, queste edizioni particolari per Antenna Blu, canale 16. Mi raccomando, Claudio Gambaro, Luca Cevasco. E ricordate che Sanremo è sempre Sanremo.
Sempre. Le cose vanno su due binari, il tuo binario, nel senso quello che tu, quella che è la tua direzione, quella che è la tua spinta, quelle che sono le tue aspettative, e ovviamente poi il binario del il fatto di essere sottoposto al giudizio, ai voti, a una definizione. Ecco, quindi diciamo che il treno del mio binario, diciamo, personale corre più veloce. Allora, la prima giornata del Festival di Sanremo 2016 è andata, quindi questo è il giorno dopo. Ieri sera ci sono stati i primi 10 big, abbiamo visto gli stadio con questa canzone molto molto corale che ricorda un po' i brani del più recente Vasco Rossi, anche perché Gaetano Curreri è uno degli autori di tanti pezzi di Vasco Rossi. Poi abbiamo visto Enrico Ruggeri ieri sera con questo brano che ha apre il suo nuovo album che si chiama Un viaggio incredibile, che contiene anche un CD allegato che è un po' un riassunto di un periodo che va dall'86 al 91. Altri artisti hanno fatto la loro comparsa, la loro esibizione, tutte canzoni che appartengono comunque a un progetto più ampio, e voglio parlare anche di Rocco Hunt, voglio parlare di Dolce Nera. Di tutti gli artisti sono stati 10 ieri sera, questa sera ci saranno gli altri 10. Io direi che la musica l'abbiamo respirata un po' a 360 gradi ieri sera, molto spettacolo. Anche Elton John, beh, ci ha deliziato con tre canzoni, di cui un pezzo inedito, quindi è stata anche una vetrina importante per Elton John per ritornare, riaffacciarsi sul pubblico italiano, che sempre da anni oramai tanto ha dato a Elton John. Quindi che altro dire? Direi di aspettare la serata di oggi, quella di questa sera, e Sanremo è sempre Sanremo. Quindi giriamo pagina, pensiamo alla serata di stasera, sarà una serata piena di musica e di musica e di storia della musica, perché come sapete è la serata dedicata alle cover, quindi stasera avremo un primo vincitore o vincitrice tra i 20 big in gara, perché appunto alla fine della puntata daremo il vincitore tra le cover. Lo scorso anno, vi ricordate, ha vinto Neck con Se telefonando, che poi è stato un po' uno dei successi dell'estate 2015, come abbiamo detto. Eccoci nella sala stampa di Sanremo, il quartier generale del... questo è il vero cuore, il vero quartier generale del festival. Sì, tra l'altro Luca, proprio in questa sala stampa sono avvenute tantissime storie anche legate un po' al gossip, no, di Sanremo. Abbiamo visto tantissime rassegne stampa negli anni, pensa, 66 edizioni anni, esatto, di un festival che ha sempre dato comunque molto, molto colore, no? Molto colore, esatto. Ecco, e poi ci sono sempre questi aneddoti legati anche, come ripeto, al gossip, non soltanto per quello che riguarda il look. Ad esempio, ci sono stati ieri sera la Virginia che si è insuperabile, esatto, che ha preso le sembianze di Sabrina Ferilli, giusto, e ha divertito, era pure meglio, e ha divertito il pubblico, e no? Ha divertito molto di... per me è stata la vera numero uno, per sì, me per me numero uno. No, dicevo, sala stampa che è stata, che è dedicata da qualche anno al grande Lucio Dalla, si chiama infatti sala stampa Lucio Dalla. È vero, giustamente. Meritatissima, perché è chiaramente il grande Lucio è sempre nei nostri cuori, oltre ad aver vissuto Sanremo attraverso tante sfumature, no? Esatto. Quindi le sue canzoni da 4 marzo 43 fino anche alle esibizioni di Iskra Menarini qualche anno fa su A Vocalist. Vero. E, beh, tante, poi Ron, vabbè, insomma tutto quello che riguarda Lucio Dalla, tutto quello che ruota intorno al personaggio di Lucio Dalla. E tra l'altro qui, questa è una sala stampa abbastanza nuova, però qui una volta vedevi i giornalisti con i video terminali, ormai si viaggia chiaramente con la tecnologia moderna, con gli smartphone, ma soprattutto con i computer. Computer, tra l'altro, decisamente ormai all'avanguardia. Sempre più sofisticati e sempre più collegati con il mondo. Esatto, tra l'altro sembra una banalità quello che abbiamo detto, ma in realtà fino a pochi anni fa non era così. Ora, da una sala stampa come questa si può essere collegati veramente col mondo intero, tant'è vero che Sanremo diventa anche un fenomeno di portata mondiale, proprio perché c'è questa capacità di interagire ormai con il mondo
grazie al mondo virtuale, anche col mondo reale. Non so cosa ho detto, ma l'ho detto bene. Sì, tra l'altro ieri sera abbiamo visto attraverso quella che è stata la prima serata, un po' attraverso le immagini di repertorio, no, di tutti i vincitori dei vari Sanremo, tanti pezzettini di storia del festival. Esatto. Iniziando da Nilla Pizzi, che lo sappiamo tutti, dal 1951 è stata per tanti anni la regina del festival, e tra l'altro le primissime edizioni vedevano lo stesso cantante impegnato con più canzoni. Con più canzoni, esatto. E abbiamo visto un po' di immagini in questa prima serata di Sanremo, fino al 57, quando poi nel 58 con Nel blu dipinto di blu Modugno riuscì a rompere la tradizione facendo quel gesto aprendo le braccia al cielo, e poi da lì è partita un'altra era, esatto, cioè gli anni 60, quindi il festival del boom economico. Il festival del boom economico. In realtà a Sanremo ci sono due sale stampe, questa è la principale, la più grande, dove confluiscono, anche perché è più capiente, dove confluiscono tutti i giornalisti, la stampa di tutto il mondo. Tra l'altro non ci sono soltanto giornalisti, colleghi anche di televisioni, certo, radio locali, ma anche da tutto il mondo, per quello dicevamo ormai l'interazione è veramente globale e mondiale. Ma ce n'è anche una più piccola che sta proprio sotto l'Ariston, è quella veramente storica, dove da lì si raccolgono i commenti a caldo, dove arriva l'artista e si acchiappa e si prendono le prime parole, un po' come i calciatori dopo l'esibizione. Dopo l'esibizione, esatto. Qui arrivano insomma un pochino più rilassati a volte un po' di meno, però insomma. Il clima qua è molto... anche un po' teso, no? Perché sì, chiaramente ci sono tanti giochi da fare, da rispettare, e poi tante cose che insomma fino all'ultimo non si sa come finirà. Eh sì, e allora ieri e oggi, allora più o meno tutti passano di qua, passerà Ruggeri, passerà Patti Pravo, passano tutti, tutti da qui, tutti, sono tutti. Passati Dear Jack, sono passati giovani anche, insomma. Anche Giovanni Caccamo, Arisa, insomma la Jurato, esatto, tutti artisti che, ricordiamo ad esempio Giovanni Caccamo che ho appena citato, oltre ad aver vinto il festival lo scorso anno, ragazzi, ha aperto il tour Apriti Sesamo di Franco Battiato, quindi un personaggio che qualcosina ne sa, no? E poi le donne, quante donne ci sono quest'anno? Da Noemi, Annalisa, Arisa. Elisa non c'è dal 2001, quando ha vinto non c'è più venuta. Però a proposito di Elisa, devo dire che c'è Caterina Caselli, che gira intorno, e che magari poi andremo anche da lei a cercare di scambiare quattro chiacchiere, visto, certo, che ci proviamo. Con Sanremo forse Caterina Caselli forse c'entra qualcosa. Caterina Caselli e i suoi cavi, questa la capiamo in tre, ma va bene. Chi vuole capire capisca. Comunque, dicevamo, le sale stampa di Sanremo, dove è veramente il cuore mediatico, perché poi ricordiamo, Sanremo oltre a essere un evento musicale, da anni ormai più che altro un evento mediatico, un evento di spettacolo. Un grande spettacolo, certo. Non sarebbe tale senza tutto il bailame che c'è, radio, televisioni, e che una volta, io parlo ad esempio delle radio private grandi, venivano in grandissima massa, adesso vengono un po' di meno, ma non per altro, perché alla fine insomma venire qui costa, parliamoci chiaro. Però comunque, nonostante questo, grandi network, televisioni piccole, radio private piccole, ma certo, ma poi il nostro cameraman ha sicuramente fatto una panoramica su quella che, esatto, è tutta la realtà legata alle radio, Radio a volte e TV locali, private, che arrivano anche un po' dallo spazio. Sì. E comunque nella prima serata di Sanremo, a proposito di spazio, nessuno si è dimenticato del Duca Bianco, dedicando a David Bowie l'apertura proprio, no? Sì, sì, con Starman. Giusto. Con l'orchestra, che ha dato davvero il meglio di sé. David Bowie, che non è mai stato a Sanremo in realtà, ma non lo vedremo mai più, purtroppo. Però è stato
il però protagonista di questa 66esima edizione. Insomma, poi arriverà Nicole Kidman, è arrivato Elton John, l'abbiamo apprezzato tutti nella prima serata. E poi è solo l'inizio, Luca, quindi l'inizio. Cioè, da qua a sabato Laura Pausini vedremo... c'è stata, insomma. Laura Pausini, è vero, stavamo dimenticando che anche lei ieri sera si è espressa sul palco con questa doppia sì, veste. Sì, con Strani Amori, un mix tra la versione, ha duettato con se stessa. Esatto, praticamente. Sì. Marco se n'è andato e non ritorna più in doppia. E non è tornato più. Non è tornato più. Invece, grande attesa, ovviamente l'attesa spasmodica, è per un altro grande ritorno. L'unico festival che non si è svolto a Sanremo, 1990, che si è svolto ad Arma di Taggia, l'hanno vinto i Pooh, che quest'anno tornano con Riccardo Fogli. E noi, riparte la conferenza stampa, quindi noi dobbiamo andare via. Esatto. Amici di Antena esatto. Blu. Grazie, grazie per cioè, Chiara, lo Jacopo, andiamo a sentire la conferenza. È indubbio che il palco di Sanremo penso venga sempre sottovalutato, quando uno poi ci sale sulle prove dice tutto qui, perché comunque sembra un teatro normalissimo, quando si riempie di gente e inizia la serata è bello, è veramente bello. Comunque detto questo, sono molto felice di aver detto davanti a più di 14 milioni di persone che voglio tornare a scuola e boh, comunque sono felice, onorato di far parte di questo Festival di Sanremo. Grazie. Ciao a tutti gli amici di Antenna Blu, da Giovanni Caccamo. Ciao.